trasporti in regione, tanti impegni, tanti traguardi, partiamo un po' dai dati acquisiti. Anche per quest'anno, ok, all'abbonamento gratuito per gli studenti. Sì, nonostante è stato inserito l'obbligo del Green Pass per richiedere l'abbonamento, una cosa che in una prima fase è stata anche un po' contestata, ma noi siamo andati avanti con grande convinzione. Siamo riusciti, credo, al 30 ottobre, i primi di novembre, già ad emettere 105.000 abbonamenti, quindi un numero molto molto importante, in crescita. Ricordiamo che la campagna scadrà il 31-12, quindi io credo che supereremo tranquillamente i 120.000 abbonati, diciamo, dell'ultima annualità, quella del 2019, perché poi il 2020 con il Covid si è rallentato in maniera significativa. Quindi... A proposito di Covid, la novità sotto il profilo tecnologico è la dematerializzazione dei biglietti. Quindi stiamo facendo con Unico Campania, con tutto l'investimento sull'ITS, Transport Logic System, una grande evoluzione. È chiaro che andiamo verso la modernità, andiamo verso la dematerializzazione. L'Unico ha fatto un accordo con Mastercard per il pagamento con carta di credito, un altro elemento molto molto importante, perché per l'evoluzione bisogna ricordare che tutto viene pagato anche con bancomat e carte di credito, il trasporto, quindi l'accesso ai tornelli non poteva essere diverso. Bene, scendiamo un po' in provincia di Salerno, andiamo un po' giù nella parte meridionale, partiamo dall'aeroporto. Anche qui, insomma, una grande attenzione per i lavori. A che punto siamo? Ma siamo in una fase di continua attività di preparazione, si stanno definendo gli espropri, che come ovvio hanno sempre qualche piccola problematica sugli accordi, ma stiamo definendo anche le cose più complesse. Io penso che all'inizio dell'anno prossimo vedremo le ruspe veramente lavorare alla pista. C'è un'altra questione aperta, sempre nella parte meridionale, che è quella della Fondo Valle Calore. Ma sulla Fondo Valle Calore qualche settimana fa abbiamo fatto un incontro con un po' le amministrazioni locali, la provincia, c'erano anche consiglieri di opposizione, abbiamo verificato lo stato dell'arte, abbiamo programmato un po' di cronoprogrammi e abbiamo un ritardo di 3-4 mesi dovuti ad un accordo da fare nel Comune di Castel Civica per definire un percorso corretto per il collegamento con la viabilità esistente. Finalmente col Comune è stato trovato un accordo, quindi adesso bisogna solo completare i lavori. Per concludere, questione alta velocità nel Cilento. Ci sono tante, forse troppe personalità, troppe individualità politiche. Ma no, io credo che dopo un primo momento in cui si era discusso di tutto lo scibile umano, si è maturato in maniera oggettiva le problematiche tecniche del progetto. Il percorso sarà sicuramente quello parallelo all'autostrada, è all'altezza del Vallo di Diano, insomma dico di Padula. Questo tracciato scenderà giù verso mare per poi andare verso, credo, Praia a Mare, non vorrei sbagliare. Ora la discussione ancora in campo è dove realizzare la stazione, quindi se realizzarla più vicino all'asse autostradale, sto dando dei riferimenti ovviamente morfologici, o più vicino al mare. Questo è un dibattito in corso, come noi abbiamo sempre detto, sarà frutto di una scelta anche tecnica e anche nel rapporto costi-benefici, perché bisogna valutare con concretezza quanto costa realizzare una stazione in un punto più che in altro. C'è una grande battaglia di Sapri, che giustamente vorrebbe che la stazione fosse realizzata proprio a Sapri come ultimo punto di collegamento della provincia di Salerno. È una scelta sicuramente da sostenere, perché ha delle sue motivazioni. Cioè abbiamo il Vallo di Diano, che ovviamente chiede l'opposto, chiede una stazione più, diciamo, nei pressi di Padula, diciamo, dell'asse stradale, e ovviamente il RFI dovrà fare delle valutazioni tecniche, perché è chiaro che posizionare una stazione in un punto o in un altro prevede raggi di curvatura, prevede fasi di acceleramento e decelerazione, insomma bisogna valutare, perché poi bisogna comunque scendere verso la Calabria.